Carissimi amici del canale Telegram, dentro la notizia, particolarmente in queste ultime settimane stiamo assistendo ad una recrudescenza senza precedenti a livello globale contro giornalisti e persone libere che dicono la verità. C'è un unico disegno mondiale a coordinare questo regime di censura attuato anche, se non soprattutto, dalle cosiddette democrazie occidentali? Perché la cosa ci riguarda direttamente e cosa possiamo fare? Ce ne parla nell'articolo intitolato L'arresto del fondatore di Telegram è l'ultimo episodio della guerra tirannica dei globalisti contro la verità. Joachim Agopian, un ex ufficiale dell'esercito statunitense che in seguito ha conseguito un master in psicologia clinica e ha lavorato come terapeuta autorizzato. È anche autore di bestseller nelle categorie difesa dei minori e diritti umani. Molto di ciò che afferma lo abbiamo detto in varie occasioni, ma questo articolo serve a mettere insieme vari tasselli del puzzle per avere una visione più chiara del quadro che ci troviamo di fronte, o meglio, della realtà che stiamo vivendo e che però ci viene nascosta. Agopian parla letteralmente di censura senza precedenti su internet, che si è accompagnata alla crescente persecuzione di chi dice la verità in modo molto visibile. Dopo aver fatto un lungo elenco, peraltro non esaustivo, di giornalisti e cercatori di verità assassinati, afferma: questi audaci narratori della verità hanno pagato il prezzo più alto dicendo la verità, determinati a denunciare i crimini efferati. I controllori planetari sanno che le masse si stanno finalmente svegliando come mai prima, sempre più consapevoli e arrabbiate nei confronti dei potenti che perpetuano la loro infinita serie di crimini contro l'umanità e i bambini con totale impunità. Così, per salvare se stessi, i governi occidentali hanno dichiarato guerra alla verità e a tutti coloro che la dicono. Le persone su questa terra stanno ora realizzando che coloro che occupano gli uffici di potere del governo occidentale stanno chiedendo che la terza guerra mondiale venga innescata su due fronti di guerra, attivi in Ucraina e Medio Oriente, con un imminente terzo teatro di operazioni nell'Asia Pacifica. E per la prima volta nella storia dell'umanità, tutti e tre i fronti di questa guerra globale saranno combattuti tra potenze nucleari rivali. Con le guerre dei banchieri che governano il nostro pianeta da secoli a loro piacimento, i controllori dei cambiavalute hanno creato e finanziato entrambe le parti di ogni conflitto globale attraverso l'inganno del dividi et impera come loro modus operandi. Questa presentazione è duplice, in quanto fornisce rapidi scorci sia sui recenti arresti di alto profilo e sugli attacchi contro una manciata di persone che dicono la verità in modo più visibile, sia sull'assalto globale coordinato contro gli utenti di internet che esprimono i loro diritti di libertà di parola, sempre più spesso arrestati con false accuse di incitamento all'odio e o crimini di antisemitismo. A causa dei recenti disordini politici e delle rivolte nel Regno Unito, il governo di Keir Starmer sta arrestando gli utenti di internet semplicemente per aver criticato gli invasori stranieri e i loro crescenti tassi di criminalità. Quei cittadini britannici che esercitano il loro diritto umano a protestare in assemblea pacifica vengono picchiati e imprigionati dalla polizia, mentre i crimini commessi da quegli invasori di altre nazioni restano praticamente impuniti. Il sistema di ingiustizia a due livelli, guidato dal DEI, diversità, equità, inclusione e obblighi di politica identitaria, significa che la libertà di parola è ora un crimine ai sensi della legge emergente sull'incitamento all'odio, sempre più applicata in tutte le nazioni occidentali nei confronti dei critici del genocidio di Israele o dei richiedenti asilo stranieri. Ancora più sconcertante è il fatto che il capo della polizia britannica minacci di estradare gli utenti di internet di altri paesi che criticano la Gran Bretagna. Il ministro dell'UE, Thierry Breton, ha persino minacciato per iscritto Elon Musk, prima della sua intervista con il principale candidato alla presidenza degli Stati Uniti,
l'ex presidente Trump, sostenendo che alcuni argomenti erano off limits in quanto disinformazione o potenziale incitamento all'odio. L'agenda del summit del mese prossimo delle Nazioni Unite sul futuro, secondo i suoi documenti, sta implementando la famigerata Agenda 2030, che è il modello globalista del nuovo ordine mondiale, che delinea i limiti globali alla libertà di parola. Questi sono tutti chiari segnali di tirannia totale, sia contro i cittadini privati online nelle loro case, sia contro i cittadini pubblici e gli ex presidenti. L'imprenditore russo, fondatore di Telegram, Pavel Durov, che si distingue come un fermo protettore della nostra privacy e libertà, è stato arrestato. Il governo francese lo ha arrestato come parte di un'indagine preliminare per l'insufficiente moderazione della piattaforma Telegram, i suoi strumenti di crittografia, la presunta mancanza di cooperazione con la polizia che lo rende falsamente complice di traffico di droga, reati di pedofilia e frode. Queste accuse sono semplicemente una copertura infondata ed esagerata per la veemente protezione della libertà di parola da parte di Durov. Inoltre, il motivo principale dell'arresto è correlato agli hacker iraniani che hanno divulgato su Telegram documenti israeliani classificati sensibili rivelati il 21 agosto dal quotidiano israeliano Haaretz, intitolati «Dopo che l'Iran ha rubato dati israeliani sensibili, Israele cerca di censurare Internet». A differenza di altri imprenditori high-tech venduti come Mark Zuckerberg di Facebook, che vende i dati privati degli utenti mentre lavora direttamente in collusione con il governo orwelliano del Grande Fratello 1984 di Washington per raccogliere dati di sorveglianza su ogni cittadino da usare contro di noi in modo incostituzionale, Durov si è opposto a questa oppressione, preservando con fermezza i nostri diritti umani individuali e le libertà civili che garantiscono la libertà di parola. Noi chiediamo ancora valore alle nostre libertà civili che stanno scomparendo così rapidamente a causa dell'attuale presa di potere da parte del governo mondiale, che sta facendo sprofondare l'umanità in una schiavitù neofeudale. Dobbiamo reagire con tutte le nostre forze collettive contro questo massacro distopico, sia delle nostre libertà in via di scomparsa, sia delle nostre stesse vite. Ecco, concludiamo qui con i passi salienti dell'articolo, sottolineando che lo psicoterapeuta ex ufficiale dell'esercito USA consiglia di reagire collettivamente perché c'è in ballo non solo la nostra libertà, ma anche la nostra stessa vita, come i più acuti avranno già da tempo intuito. Ma come reagire collettivamente se non tutti sono informati di ciò che è in ballo? Stiamo lanciando dei sondaggi sul nostro canale YouTube dentro la notizia, per esempio l'ultimo è relativo all'obbligo vaccinale, che stanno avendo un buon successo con la partecipazione di migliaia di persone. Condividerli è utile per vari motivi. In primis porta all'attenzione problematiche attuali per promuovere una positiva reazione collettiva. Inoltre, la massiccia partecipazione dà alla classe politica una chiara visione di ciò che pensa la popolazione, nella speranza che i politici più accorti, vuoi per convinzione o vuoi per mero opportunismo, prendano decisioni per piacere al popolo e non alle tiranniche elite. Stiamo lanciando un nuovo sondaggio sulla libertà di informazione. Alcuni di voi sono veramente accorti, hanno ben compreso cosa c'è in ballo e quindi condivideranno il più possibile. Imitateli, è nel vostro interesse. Carissimi amici del canale Dentro la Notizia, un vivo ringraziamento a tutti voi che ci avete aiutato a divenire il primo media italiano di informazione su Telegram. Per continuare a offrirvi quotidianamente un'informazione intelligente a tutela della popolazione, abbiamo bisogno del vostro sostegno. Potete permetterci di continuare il nostro lavoro con una donazione singola o mensile. Chi fosse interessato a sponsorizzare la propria azienda su questo canale può contattarci tramite le mail in sovraimpressione. Per essere avvisati dell'uscita dei nostri video, iscrivetevi su YouTube e su Telegram. Più siamo, più forza avremo. Uniti si vince. Un abbraccio dal vostro Roby. Prima di concludere volevo ringraziare Kijani Life, una realtà italiana che propone un depuratore d'acqua con tecnologie uniche e innovative
basate sulle ricerche scientifiche di quattro pionieri degli studi sull'acqua e del grande ricercatore giapponese Masaru Emoto. Un depuratore molto apprezzato perché lavora sulla struttura biofisica e biochimica dell'acqua. È in grado di cambiare cristalli di H2O attraverso un campo energetico che trasmette tramite risonanza una nuova struttura armonica all'acqua, contribuendo così a irrobustire il nostro sistema immunitario.